Già da questa mattina è stato possibile presentare le richieste per l'erogazione dei bonus per le famiglie in difficoltà durante l'emergenza sanitaria legata al coronavirus. Si tratta in sostanza di buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità e generi alimentari, un sostegno che opera a valere sulle risorse straordinarie stanziate dalla Ordinanza della Protezione Civile Nazionale. Ecco le immagini dei cittadini in fila al comando di polizia locale di Via Acton in attesa di entrare negli uffici e presentare la domanda che, ricordiamo, è possibile inviarla anche tramite mail all'indirizzo buonispesa@comune.taranto.it. Abbiamo ascoltato l'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Urbana del Comune di Taranto, Gianni Cataldino. Beh, diciamo che questa mattina sin dalle 4 si è formata una fila fuori dal comando. Comunque dalle 9, da quando è iniziata a essere aperto il comando per ricevere le domande, sono entrati 10 alla volta e nonostante un flusso importante di persone che si è protratto per quasi tutta la mattina, credo che le cose si siano svolte abbastanza velocemente. Devo apprezzare anche molto la dignità e l'educazione delle persone che erano in fila, che hanno aspettato con tranquillità e non possiamo dire con serenità, visto il momento, il loro turno, hanno consegnato i moduli e verranno prontamente chiamati dall'amministrazione, coloro che hanno il diritto, per la consegna dei buoni spesa. Ma i termini sono quelli economici, chi ha diritto si farà un velocissimo controllo delle domande, chi ha diritto verrà già da domani chiamato, contattato telefonicamente o via mail per la consegna dei buoni spesa. Ci sono state già, a quanto mi dicono, già 1.400 domande fatte via mail. Questa mattina qui sono state presentate tra le 5 e le 600 domande. Vedremo di essere molto veloci perché comprendiamo il bisogno delle persone e vogliamo essere velocissimi. L'indicazione del sindaco va in questa direzione nella consegna dei buoni spesa. La platea a cui normalmente i servizi sociali forniscono un servizio chiaramente si è notevolmente ampliata, quindi non è difficile. È difficile dare delle indicazioni, dare dei numeri. Adesso vediamo quali sono le domande. Se sarà necessario implementare quella somma che il governo ha stanziato, l'amministrazione comunale farà di tutto per mettere le risorse necessarie a disposizione.